Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra, buona domenica, ragazzi parliamo del dopo partita della conferenza stampa di Massimiliano Allegri e prima di continuare iscrivetevi al canale, dai ragazzi iscrivetevi al canale, arriviamo fino a 500, dai altri 100 in 2 giorni, forza, grazie solo a voi, posso dire solamente grazie a voi, fatelo raga, fatelo, dai iscriviti. Allora ragazzi, io lo devo chiamare bastardo. Lui è un bastardo. Perché andare a dire che Fagioli si è imbastardito nel ruolo. Deve interpretare meglio quel ruolo. Perché lui è un regista davanti alla difesa. Da parte mia, io dico meno male che si è imbastardito. Perché se tutto ciò non fosse, quel gol ieri non sarebbe arrivato, perché generalmente un regista davanti alla difesa, non, quasi, quasi, non dico sempre perché no, ma quasi sempre non arriva davanti, non arriva in area di rigore a farti un giro alla Del Piero. E qua è raro, è raro. Io ringrazio il cielo che si sia imbastardito, quindi ogni volta che apri quella bocca, quella fogna, c'è sempre da dire qualcosa, perché sei sempre fuori luogo. Ieri Fagioli, come i giovani, Sulè, Miretti, ti hanno dimostrato che di calcio non capisci un cazzo. Perché ti hanno dimostrato che i tuoi fedelissimi Quadrato, McKennie, colui che corre sempre, colui che a te ti dà l'anima, non hanno portato niente a questa Juventus. Infatti, i due giocatori indecenti, indecenti da vedere, squallidi, userei dire, squallidi. Quando hai messo poi Fagioli, Gini Junior, è arrivato il gol. È arrivata la qualità. È arrivata l'inventiva. Però tu vuoi le persone di 50 anni. Forse è arrivato il momento di accantonarle queste persone e far giocare i giovani. Tanto male per male, perché ieri abbiamo fatto una partita di merda. Ieri Lecce non ha fatto niente, ma tu hai fatto niente di niente. Hai cominciato a produrre dal 75esimo in poi, con l'ingresso di Fagioli e dell'altro ragazzino. Ma gli unici in campo fino al 70esimo che hanno giocato bene sono Sulè e Miretti. Basta. 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 E poi c'è gente che critica Milik. Scusate, Vlahovic. Ma ieri avete visto che palloni sono arrivati? Kostic che non era in grado di fare un cross in mezzo. Ragazzi, ma le guardate le partite. Ieri Lecce, ripeto, poco e nulla, anche Lecce. Ma la Juve fino al 70esimo non ha fatto niente. E se andiamo con l'Inter, andiamo a giocare con l'Inter settimana prossima, cosa, con questa squadra, dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Stai con la speranza di vincere qualcosa? Con quell'invertebrato di merda in panchina ancora? Però siamo qui a ripetere le stesse cose. Io spero, io pregherò, festeggerò come se fosse un capodanno quel giorno, in cui verrà mandato a fare in culo questo testa di cazzo. Perché dire a un ragazzo che si è imbastardito, lui lo è perché non capisce niente di calcio. Quindi deve criticare sempre i giovani, sempre una critica, ma è una pacca. Una critica la deve fare lui che sta rovinando questa squadra, sta rovinando quei ragazzini, è lui. E lui, dopo tanto tempo, ripetiamo Fagioli, ma perché eravamo in necessità, eravamo in emergenza. Se non anche ieri Fagioli avrebbe fatto panchina, perché si era imbastardito. Mamma, se ti avessi io, quante te ne alzerei di mani, ma quante te ne alzerei di mani. Brutta merda. Guarda Spalletti come fa giocare quei ragazzini. Guarda Spalletti, impara. Ciuccio, impara. Va bene ragazzi, io vi auguro una buona giornata e
ci vediamo alla prossima. E sempre forza Juve, no quell'invertebrato. Bravo Fagioli, vai per la tua strada. Crescerai, spero lontano da lui. Ciao ragazzi.